Ciao ragazzi, e oggi come primo video dell'anno voglio inaugurare una piccola miniserie che magari riuscirò a fare anche con la vostra collaborazione. Ci scambieremo delle idee ed è una piccola rubrica che intitolerò Il suono di. E oggi, sempre se ti iscrivi al canale e metti la campanella, andremo a vedere il suono di un chitarrista che all'apparenza è facile, ma che in realtà vedremo nasconde varie insidie. Il chitarrista di oggi è un chitarrista inglese della band The Darkness, però non è appunto il lead guitar, ma è il rhythm guitar, il chitarrista ritmico, ovvero Dan Hawkins, fratello di Justin Hawkins, che ha appunto la chitarra solistica, nonché la voce. Questo è un chitarrista veramente difficile da fare, sia per suonare, in quanto è un bassista prestato poi alla chitarra e molti dei suoi pezzi sono poco tradizionalmente chitarristici, ma hanno, diciamo, sempre delle posizioni particolari, e poi ha un suono veramente classic rock, ma non così facile da trovare. Per questa demo, per questa nuova serie, utilizzerò due programmi fondamentalmente. Il primo è Guitar Rig 5, su cui oggi baserò appunto il suono, ma potete usare anche BIAS o comunque un qualsiasi programma che abbia la possibilità di usare gli ampli in stereo, perché come vedremo Dan Hawkins usa due amplificatori diversi, anzi uguali ma con settaggi diversi. Per trovare il suono e per trovare i settaggi che ha usato, fortunatamente YouTube mi ha dato una grossa mano, in quanto c'è un video, per esempio, al Marquee, dove lui spiega molto bene quello che usa e soprattutto come lo usa. Quello che è stato un po' difficile era trovare gli esatti settaggi di treble, mid and bass sugli amplificatori. Posso dirti anche un'altra cosa: quello che puoi usare se non hai un programma digitale è anche un bel Marshall DSL, che è poi quello che usa lui in una versione un po' più piccola, 20 watt, perché lui usa Marshall Plexi ed è quello che useremo appunto nei vari programmi. Ma il DSL è molto molto buono, ce n'è da 20 watt. Quello che è il segreto del suo suono è il volume e il gain che esprimono appunto i Marshall Super Leads. Altra cosa da tenere in considerazione in questa prova è assolutamente l'uso di una Les Paul. Purtroppo la mia Les Paul non è propriamente la candidata giusta a suonare i Darkness, prima di tutto perché la mia ha i Burst Backer, che non sono così high output come quelli che ama Dan Hawkins. Infatti i suoi sono i celebri 498T, che hanno un output molto più forte, ma soprattutto hanno medio-alte molto molto più cattive e molto più taglianti. Quindi taglienti. Di conseguenza questa non è propriamente la chitarra proprio perfetta, ma se hai una Les Paul normale con Dirty Fingers, con appunto i 498T, vedrai che ti avvicinerai ancora di più grazie ai settings che ho preparato. Ma comunque una buona chitarra con humbucker, un bel corpo solido, ti aiuterà veramente tanto. Andiamo a vedere nello specifico appunto in Guitar Rig 5 che cosa ho usato. Qui sopra, spero nel montaggio di averlo messo qui, altrimenti sai che figura di merda. Vedete appunto la prima parte della catena. Ho usato uno split AB. Che cosa vuol dire? Lo potete scegliere nelle opzioni. Split AB che cosa vi consente? Vi consente di splittare il vostro segnale della chitarra in due ampli diversi, metterlo uno a destra e a sinistra. Addirittura avete il pan putting al fondo, dove potete praticamente bilanciare i due ampli, che come vedremo sarà più bilanciato, leggermente più bilanciato verso il primo Marshall Super Lead, che ho usato un 59 di quello che è 59 Lead, che è il classico Marshall Plexi. Innanzitutto Dan Hawkins, appunto in questi video che ho visto, usa su uno dei due ampli un pre della Diesel, quindi un pre, diciamo, molto molto pieno, full of gain. In questo caso ho usato il Cat, che è la copia del Rat, che insieme al Plex fa più o meno quel suono lì. Quindi ho un Cat
sempre in Guitar Rig 5, volume l'ho messo a 6-7, il filter l'ho messo a 8, distortion a metà, non ce la dobbiamo dare troppo anche perché l'ampli già sarà abbastanza carico. Il primo Plex avrò volume 1 al massimo, volume 2 al minimo, perché non vogliamo, vogliamo che siano le due distorsioni che hanno un blend giusto di suono, quindi bass al minimo. Normalmente quando in Guitar Rig, quando alzi tanto i due volumi, ed è per questo che non ho alzato il secondo, i bassi sparano in una maniera tremenda, diventa un suono veramente scuro e agghiacciante, veramente inutilizzabile. Quindi ho messo bass, lo sporterò a 3 più o meno, anzi a 3, i mid li ho messi a 6, treble per questo canale li ho messi a 3-4, presence al massimo. Questo è il primo setting del primo ampli, parleremo delle equalizzazioni dopo, vediamo prima i due ampli. Quindi il primo che metteremo sopra in catena nel channel A, vedete split A, channel A, è appunto questo qua. Mentre invece il secondo ampli invece avrà volume 1 a 4, volume 2 a 6, bassi sempre a 3 perché ripeto tendo a caricarlo molto, mid a 7-8 via, treble quasi al massimo e il presence al massimo. Come vedete ci sono due ampli che sono un po' agli antipodi tra di loro, nel senso uno suona molto scuro, molto cupo, e l'altro invece suona estremamente chiaro, quindi cupo il primo e il secondo invece estremamente pieno di medie e alte, quindi molto acido. Ovviamente quando suoneranno insieme queste cose verranno un po' lenite. Ma che cosa abbiamo di veramente importante che appunto ho visto e che lui spiega benissimo nel video del Marquis? Lui dice one amplifier is equalized happy face and one is sad face. Ok, quindi cosa dice? O uso due tipi di equalizzazioni sui due ampli, una che ha una happy face e come potete vedere appunto in quel equalizer graphic ho alzato appunto quello che sono le altissime e le bassissime frequenze nel primo ampli, mentre invece nel secondo ampli, quello che lui dice sad face, che equalizza appunto il secondo, ce l'ha appunto verso il basso, no? La figura è verso il basso, quindi accentua diciamo le medie, e mentre invece taglia come se facesse un low pass e high pass filter sia gli alti che i bassi. Come vedete in fondo poi c'è uno split mix che non è perfettamente centrale ma è lievemente verso il primo ampli, che è quello un po' più se vogliamo un po' più chiaro tra i due, mentre l'altro che è appunto il taglio sulle alte ha un suono un po' più leggero. Poi, a discrezione vostra, io qui ho usato un Little Reflector per il reverb medio, senza tenerlo molto forte, anche perché ha un suono molto harsh, molto, molto secco, quindi non c'è bisogno di grande riverbero. E il Delay Man in realtà è spento, se vedete è spento, quindi forse lo usiamo appunto per alcuni effetti o per qualche assolo, ma in realtà non credo che Dan Hopkins faccia un largo uso di delay. Andiamoci a sentire qualche esempio, così abbiamo già parlato un po' troppo, di suono basic rhythm che ha appunto Dan Hopkins. Thank you.
Hawkins è anche un chitarrista molto versatile per quanto riguarda le accordature e soprattutto l'uso dei capotasti. Andiamo a vedere un esempio appunto di uso del capotasto e soprattutto anche il drop D, che è molto presente nelle canzoni dei Darkness, soprattutto nei primi album. Siamo arrivati alla fine, finalmente sono riuscito a fare questo speciale che era da un po' che volevo fare. Se avete bisogno di delucidazioni, vi prego scrivete nei commenti qualsiasi domanda e spero di rispondervi al più in fretta possibile. E se volete trovare le immagini dei miei setting, quelle che avete visto appunto qua sopra, basta andare o su Instagram, quindi andate sul mio Instagram Umberto Ronco, oppure sulla pagina chitarristi di YouTube, che è la pagina che gestisco io. Siamo già abbastanza, ma insomma ci fa piacere se venite, iscrivetevi e potrete vedere tutti i contenuti, non solo i miei, ma ci sono un sacco di gente che posta e io sono veramente contento di potervi ospitare su una pagina che è più dedicata a voi, in fondo, che è dedicata a me. Quindi ragazzi, io vi saluto, vi ricordo iscrivetevi, campanellina, e poi ci sentiamo, e buon anno ragazzi, sono molto felice di essere tornato con voi, ciao.